Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento nella nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana non parliamo delle proprietà di un alimento in particolare, ma parliamo di uno stile alimentare che diventa sempre più frequente tra la popolazione per diverse motivazioni. Stiamo parlando delle diete vegetariane. Noi in realtà siamo abituati a pensare alla dieta vegetariana solo alla dieta che prevede l'esclusione di carne e pesce. In realtà all'interno del mondo del vegetarianesimo ci sono diverse sfaccettature, quindi diversi stili alimentari. Iniziamo vuol dire che in effetti le motivazioni che possono spingere le persone a seguire questo genere di alimentazione sono diverse, possono essere sicuramente ideologiche, economiche, religiose, etiche, o anche solo per motivi di moda oppure per motivi di salute. Diciamo che esistono appunto diversi stili alimentari. Quella più famosa, forse più frequente, è la dieta vegetariana che prevede appunto l'esclusione di carne e pesce, ma permette il consumo dei derivati di origine animale. Abbiamo poi la dieta latto-vegetariana che oltre all'esclusione di carne e pesce esclude anche le uova, ma permette il consumo dei derivati del latte e quindi i latticini. Abbiamo poi la dieta vegana che esclude il consumo di tutti gli alimenti di origine animale. C'è poi la dieta crudista, quindi solo il consumo di frutta e verdure crude. La dieta fruttista, invece, in cui si consuma appunto frutta, ma anche semi oleosi e semi germogliati. E poi c'è la dieta eco-vegana, che è simile alla classica vegana, però in più, diciamo, il consumo degli alimenti previsti devono essere di origine da coltivazioni biologiche e coltivazioni biodinamiche. Naturalmente questi vari tipi di alimentazione hanno sicuramente dei pro e dei contro. In generale possiamo dire che sono comunque delle tipologie di alimentazione che permettono di assumere una grande quantità di fibre e grazie anche ai molti prodotti fitoderivati e quindi di molte molecole di origine vegetale hanno anche un buon effetto sulla salute. In effetti chi segue questo genere di alimentazione rispetto ai cosiddetti onnivori tende ad avere un peso corporeo inferiore, dei livelli di colesterolo, di trigliceridi e di glicemia molto inferiori. Ha un rischio minore di ammalarsi di tutta una serie di patologie, da quelle cardiovascolari, quindi ipertensione, infarti, ictus, fino anche a un minor rischio di patologie, di diverse patologie, tumorali. Come detto, però, ci sono anche dei contro. In effetti, un'alimentazione solo vegetale, si corre il rischio di non assumere tutta una serie di sostanze o di molecole. In effetti la prima controindicazione o effetto collaterale di questo genere di alimentazione è la mancanza, per esempio, di alcune vitamine, la vitamina B12, la vitamina B6, ma anche la vitamina D. Un mancato apporto o un minor apporto proteico, perché i vegetali, ad esclusione dei legumi, in effetti hanno comunque una minore presenza di proteine e si può assumere anche una minore concentrazione di tutta una serie di minerali, in particolare calcio, ferro, zinco, un minor apporto anche di acidi grassi omega 3. E in effetti in queste persone c'è anche il rischio di non assumere tutto il fabbisogno calorico di cui si ha bisogno, perché gli alimenti di origine vegetale hanno una minore concentrazione di calorie, quindi per raggiungere la quota necessaria di fabbisogno se ne dovrebbe assumere delle quantità maggiori, cosa non sempre facile, soprattutto negli anziani e nei bambini. Per queste motivazioni, molto spesso chi segue questo genere di alimentazione è costretto, tra virgolette,
ad assumere esternamente determinate molecole o micronutrienti, come possono esserci degli integratori proteici, degli integratori di vitamine, di sali minerali, oppure di olio di pesce. Però allo stesso tempo dobbiamo anche chiarire che in effetti una dieta vegetariana ben pianificata, che prevede ad ogni pasto cereali, legumi, olio, le fibre attraverso la verdura ovviamente, la frutta, i semi, una dieta di questo genere può permettere ad un soggetto sano di avere tutto ciò di cui ha bisogno, anche se questo soggetto fa anche un'attività sportiva. Chiaramente la problematica sorge per delle categorie particolari di persone, quali possono essere i bambini e gli adolescenti, che sono ancora in una fase di crescita sia ossea che delle funzioni nervose, per le donne in gravidanza o in allattamento. Ecco, per tutte queste categorie è bene, soprattutto se si è all'inizio di questo cambio alimentazione, quindi verso un'alimentazione solo vegetale, è bene farsi seguire, soprattutto per essere certi di assumere attraverso un'alimentazione di questo genere tutto ciò di cui si ha bisogno. Però allo stesso tempo è anche necessario che chi segue questi stili alimentari tenga sempre ben sotto controllo il proprio stato nutrizionale e di salute in generale, proprio per evitare di incorrere in questi effetti collaterali, tra virgolette, o mancanze che abbiamo descritto, soprattutto quindi, ve lo ripeto, per determinate categorie un po' più a rischio, quindi magari gli anziani, i bambini, gli adolescenti nella fase della crescita o le donne in gravidanza e in allattamento. Bene, io vi rimando come sempre all'articolo che troverete sui social e sul sito di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito sempre a scrivere un'email per suggerire argomenti o per commentare quelli già affrontati nella nostra rubrica, quindi potete scrivere a nutrizionericci@virgilio.it e noi ci vediamo la prossima settimana, sempre solo su Cilento Channel. Ciao!